Buonasera a tutti e benvenuti qui prontissimi per questa incredibile qualifica di una Forfun DRT. E come al solito ci stupiamo con le Forfun DRT perché quest'oggi abbiamo i camion incredibile, ma vero. Abbiamo i camion da corsa pronti per farci vedere quanto sono veloci e quanto sono potenti nel circuito di Misano, circuito famosissimo. Molto per le auto, un po' meno per, cioè molto per le moto, un po' meno per le auto, ma comunque è un circuito che ha fatto la storia, sta continuando a farla nel motorsport moderno. Quindi comunque prepariamoci con questi camion che possiamo vederne di vari tipi, abbiamo dei DAF, abbiamo dei MAN, abbiamo i Bugira che sono quelli stile americano. Adesso siamo con Pierluigi Taglia. E siamo pronti con il suo man che vedremo cosa riuscirà a fare. Massima velocità di 160 circa per i piloti. E l'unica possibilità di sorpassare è prendere un po' di scia e avere la giusta staccata. E magari dare una piccola sportellata, perché comunque questi camion a livello di sportellate tengono abbastanza bene. Comunque, prepariamoci. Perché adesso stanno facendo il giro di uscita, i ragazzi sono belli pronti. Stasera sono da solo perché abbiamo Daniele Gianfagna, incredibile, che è in pista anche lui. Eccolo qua, lui con il Liveco, pronto per comandare e fare i tempi che gli spettano. Vedremo cosa riuscirà a fare. Ma adesso andiamo su Pierluigi Taglia, che è il primo che andrà a eseguire il tempo. Ok, non abbiamo l'onboard, dobbiamo metterlo noi l'onboard, eccolo qua. Mettiamo l'onboard su Pierluigi Taglia. 4 marce. Adesso terza marcia. Si sale di giro e si porta al massimo della velocità. Vediamo Pierluigi Taglia sul rettilineo. Inizia il giro. Staccatona forte in drift. Si guida molto sporco questo camion. Tiene in terza marcia per avere i giri. Comunque è un diesel. Quindi a livello di potenza va anche a giri bassi. Altra staccata. Qui si tiene sempre la terza, da quello che possiamo vedere. Un po' largo di traiettoria all'inizio, ma serve molto per farlo uscire qua. Vediamo. Che si esce dopo questa bellissima variante. Si va verso un'altra curva fantastica. Comunque è divertentissimo questi camion da vedere. Non va sul cordolo, probabilmente per non perdere troppo il controllo del veicolo. E va velocissimo. Spinge al massimo il motore del suo MAN. Altra staccatona, comunque vediamo che prettamente si usa la quarta e la terza, da quello che possiamo vedere. Oh, in drift, in uscita, la potenza incredibile di questo man. Pazzesco. Ora massima velocità, 140 km/h. Spinge al massimo nel rettilineo che non è un rettilineo. Poi si stacca, ma si tiene la quarta, si alza un pochettino. E poi terza, questo tornantino particolarissimo. Penultima curva, e poi l'ultima curva, la Misano, che va a concludere tutto. Vediamo con che tempo andrà a concludere per Luigi Taglia. Vediamo se la classifica si aggiornerà. Non ci aggiorna la classifica. Comunque andiamo a vedere i vari piloti. Con Pierluigi Taglia che non ha segnato il giro. Andiamo su Zanon che dovrebbe averlo appena iniziato. Allora andiamo su Gianfagna, Barbalace. Gianfagna. Andiamo su Daniele che adesso si trova. Si trovava nella variante del parco. Si arriva poi alle Rio. Questa destra, destra, sinistra, molto stretto. Molto complicato sia con moto che con auto.
Cerca di prendere anche la scia di Barbalace, Gianfagna. Spinge al massimo il suo Iveco davanti a sé un man. Traiettorie fantastiche, in gara si prospetta comunque di vedere delle lotte strepitose sotto certi aspetti, perché davvero i piloti stanno già facendo vedere un bello spettacolo con queste fantastiche qualifiche. Andiamo anche su Barbalace che è poco più avanti, lui con Mann. Facendo vedere anche lui grande velocità. Ci molto bene. Stacca forte. Stacca tanto forte. Adesso si è trovato un attimo in ad ostacolarsi con Daniele Gianfagno. Drift di Barbalace, infatti Gianfagna ha dovuto rallentare, si riprepara per lanciare il giro probabilmente. Italia è il primo di cui vediamo il tempo nella classifica, purtroppo ci mette un po' ad aggiornarci. C'è Zanini che sta facendo il tempo. Si trova nelle ultime curve, lui con Duff. Vediamo, Davide Zanini sta spingendo al massimo. Ed è secondo ancora, 2.07.622. Manuele Mura, vediamo col Bughira. Camion leggermente diverso rispetto agli altri, come possiamo vedere, a livello di forma. Però nel mentre è disconnected from the server, però penso rientrerà. Emanuele Mura, probabilmente giro annullato. Anche Domenico Greco in giro. Vediamo Zanon, che potrebbe fare sicuramente un gran giro. Lui con Iveco. Pazzesco, pazzesco. Mamma mia, che drift di Andrea Zanon. Che spinge al massimo. Si appresta a fare il rettilineo del curvone con auto e con le auto molto molto semplice, con le moto non proprio. È molto semplice anche perderla. Mentre con le auto il primo è abbastanza semplice, nel secondo si va a frenare leggermente, alzare il piede in base alla macchina o in questo caso in base al camion. Vediamo qua Andrea Zanon che spinge il suo Iveco al massimo. Arriva sul traguardo, 2.07.155, dietro a Pierluigi Italia, ma è un tempo sicuramente migliorabile. Antonio Scalisi, vediamo se riesce a migliorarsi. Alto. Paolo Mamazza non sembra essere in giro. Emanuele Mura nemmeno. Vediamo Domenico Greco. No, Gianluca Pirone dovrebbe essere in giro. Vediamo se Gianluca Pirone riesce a mettere giù un giro col suo Bughira. I dettagli di questo fantastico e bellissimo camion. Un po' di drift per Gianluca Pirone. Adesso lo vediamo direttamente anche dall'elicottero. Fantastico. Spinge al massimo il Bughira Freightliner.
la velocità mostruosa di 160 km/h. Comunque, mentre siamo ormai a 5 minuti alla fine di questa fantastica qualifica, posso già dirvi assolutamente che da prossima settimana, per i prossimi 5 giovedì, ci sarà il fantastico campionato XX secolo che ci accompagnerà con le auto del 1950 nei circuiti del 1950. 5 tappe storiche, incredibili, che rifaranno percorrere ai piloti e anche agli spettatori la storia di il fantastico sport è nato proprio in quel caso, la categoria Formula 1 nata proprio nel 1950. Quindi si vedrà proprio l'origine di questo fantastico mondo delle motorsport a livelli massimi, in questo caso la Formula 1. Paolo Mazza, lunghissimo, lunghissimo Paolo Mazza, difficoltà nel frenare. Difficoltà nel frenare per Paolo. Ops, ho tolto, spostato la mappa involontariamente. Lui comunque dovrebbe essere con il DAF o lo Scania, adesso non vorrei sbagliare. Infatti controllerò. Lui con lo Scania. Posso confermare ora. Vediamo Paolo come va a concludere. Tempo era altino. Infatti rimane in una posizione, non appare in classifica ma rimane in nona secondo la nostra classifica. Purtroppo la classifica dei CD ultimamente fa le biffe. Però sicuramente si potrà risolvere. Eccolo qua, Michele Tommei che spinge al massimo il suo man a taglio, lì è taglio. Anche qua a taglio. Sono abbastanza certo di ciò. È iniziato un nuovo giro. Vediamo Zanon se riesce a prendersi la pole position Super Race Italia, che per ora sta regnando. Pirone si mette in sesta posizione mentre arriva Andrea Zanon. Il tempo a sinistra è alto, però vediamo se è effettivamente così. Non riesce a migliorarsi o non sta facendo il tempo, potrebbe anche essere. Anche Zanini adesso in giro. Tutti i piloti stanno spingendo per portare a casa il tempo finale per cercare di stare il più davanti possibile. Comunque vediamo i primi quattro che sono davvero in lotta, possono lottarsela benissimo in gara, anche perché la velocità è quella. Greco 207 780. Si mette in quinta posizione, poco sopra il secondo, e ha ancora tempo per fare il tempo, se vuole provare a battersi ancora una volta. Può farcela, assolutamente. Siamo ancora con Davide Zanini, mentre Scalisi incidente, ma Mazza undicesimo, 2:11:155, giro altino, può sicuramente migliorarlo, vediamo se ci riuscirà. Zanini spinge ancora al massimo il suo camion. Staccatona. Molto buono, rimane dentro la linea. Valido questo giro per lui. Buona l'uscita con un leggero drift per farlo entrare bene in curva. Nel mentre finisce la qualifica,
Vediamo se Zanon riuscirà a prendere la pole position. O anche Zanini. Zanon la risposta è no. Zanini forse è andato largo nell'ultima curva. Vediamo. Zanini riesce a migliorarsi. Però rimane dietro. Gianfagna e Pit. Greco e Pit. Randazzo in giro. Tomei anche il giro. Scalisi in giro, ma ha praticamente finito. Emma Mazza non è in giro. Emanuele Mura è in giro. Non viene segnato il tempo. Ma dovrebbe essere dodicesimo. Anzi, no, scusate. Mura è in mezzo in realtà. Oppure no, adesso vediamo, perché non me lo segna in classifica. Visto che taglia, vediamo che tempo gli viene dato. È dietro, dodicesimo. Allora avevo azzeccato al primo colpo. Cioè, solo Michele Tomei e Pierluigi Taglia che stanno facendo il giro. Penso Pierluigi Taglia più che altro stia festeggiando in questo momento. Mentre a livello di tempo ufficiale, penso ci sia solo Tomei che sta eseguendo il giro effettivo. Molto bene, penultima curva, si appresta la Misano, vediamo come esegue. Forse un po' larghino. Vediamo. Alto, alto, alto. Alto. E quindi le qualifiche finiscono qua con Pierluigi Taglia che riesce a prendere la pole, seguito da Zanone e Zanini di 6 decimi e 7 decimi con anche Pierluigi Taglia che è riuscito a migliorarsi davvero tanto. Poi Gianfagna 1 secondo e 08. Greco che lo segue di poco 1 e 2. Randazzo 1 e 6 da Pigi, da Pierluigi. E Pirone a 1 e 8. Poi Tommei, Barbalace sono molto vicini loro due. Anche Scalisi non è distantissimo. Ma Mazzemura invece leggermente in difficoltà. Vedremo cosa riusciranno a fare. Aspettiamoci comunque una gara molto più combattuta e molto più equilibrata rispetto a queste qualifiche. Perché comunque saranno tutti lì attaccati cercando di fare il meglio e di farci divertire e di divertirsi. Quindi ci vediamo tra pochissimo per l'inizio di questa fantastica gara. E poi ovviamente cosa che non ho detto prima di andare via dalla live. La gara ce ne saranno due da 20 minuti più un giro con griglia invertita per i 10. Quindi adesso ci vediamo tra pochissimo per l'inizio di gara 1. Eccoci qua, belli pronti, carichi per questo inizio di gara. Prepariamoci perché i piloti sono belli carichissimi. Ci faranno vedere una gara emozionantissima. Vediamo se riusciamo a prenderli da davanti. Abbiamo addirittura l'elicottero. Eccolo qua. Che
che prende Andrea Zanon. Ci si appresta a partire. Pronti, via, partiti. Partiti con Andrea Zanon, che viene subito sorpassato però da Daniele Gianfagna. No, è Zanini, Zanini, Daniele Gianfagna, anche lì sono tutti molto vicini. Eccoli qua, tutti in curva 1. Fantastico. Con Zanon che difende la posizione con una bella staccata. Ma attenzione a Daniele Gianfagna, che approfitta dell'esterno per poi avere l'interno e passare con un gran sorpasso incredibile. Anche Greco potrebbe approfittare di questa situazione. Ce la fa su Zanini. Zanini che si è ritrovato in una posizione svantaggiatissima. Adesso però ritenta l'incrocio nei confronti di Greco. E incrocio incredibile con questo camion. Assurdo. Veramente un sorpasso magnifico. Fantastico. Inizio di gara già interessantissimo sotto molti aspetti. Noi togliamo il nostro veicolo da in mezzo alla pista, così i piloti possono stare tranquilli e fare la loro gara con tranquillità. Attenzione a Gianfagna, ci ha provato su Zanon, l'attacco con cattiveria, la giusta cattiveria, però è andato anche a perdere del tempo, quindi occhio perché da dietro potrebbe arrivare molto bene. Tutto questo va a favore comunque di Pierluigi Taglia, che sta spingendo a una velocità incredibile, con Tommei che si è ritrovato dietro in fondo alla griglia, probabilmente un incidente. Incredibile, incredibile. Guardate comunque tutti lì vicinissimi, è incredibile, è incredibile. Come spingono alla velocità massima che gli è consentita, che è 160, di più non fanno, ma vanno veramente, veramente di un bene. Attenzione a Pirone, che era lì vicino, si fa vedere. Trenino comunque da Gianfagna, anzi da Zanon, a Pirone, ovviamente tutti attaccati. Anche poco dietro a Pirone c'è Barbalace e Mammazza, che sono comunque molto vicini. Occhio a Greco su Gianfagna, perché Greco sta arrivando. Iveco contro Scagna. Staccata di Greco in drift. Qui è una gara a chi accelera prima può avere più opportunità. Attenzione Greco qui. Taglia forse un pochettino. Attenzione anche ai warning, perché possono esserci. Greco, grande linea, riesce ad affiancarsi all'interno di Gianfagna. Tenterà sicuramente la staccata fortissima. Contatto tra i due camion. Porta fuori Gianfagna, come farebbe il miglior Verstappen in Austria, contro Leclerc. Ma Gianfagna ribatte con la stessa arma. Qui dice: me lo fai tu, io lo faccio il doppio più forte. E passa. E il Greco perde anche delle posizioni perché c'era la Iaia. Quindi, mamma mia, Gianfagna, con che cattiveria agonistica è passato. E questo battuto a favore di Zanon, che adesso può, ha 2 secondi di tranquillità per provare a spingere e recuperare Pierluigi Taglia. Zanon nelle prove ha fatto vedere che può essere il più veloce. Vediamo se riesce a portare a termine quello che ha fatto anche nelle prove. Comunque Mamazza passa Barbalace e Tommei passa Mura. Attenzione perché c'è l'incrocio. Barbalace, Mamazza, Mamazza affiancata all'esterno. I due si apprestano al rettilineone, al rettilineo del curvone. Affiancati due. Vantaggio di traiettoria per Barbalace in questo momento. Vediamo se riuscirà a staccare forte. Mamazza. Attacca al giusto, deve purtroppo rinunciare all'attacco. Mentre c'è Greco che può assolutamente provare su Pirone, vediamo se ci tenterà. Vediamo on board da Greco. Questo è un altro taglio, secondo me. Occhio ai tagli. 2.06 e 8 per Pierluigi Taglia, fastest lap. Riesce a dare ancora qualcosa a Zanon. Mamma mia, che belle lotte che ci stanno facendo vedere con Domenico Greco, che è molto molto pronto e molto vicino per provare ad attaccare.
Zanon sta perdendo moltissimo su Pierluigi Taglia, che sta facendo una guida pazzesca. Occhio qua, Greco, che ha fatto una manovra pazzesca. È riuscito ad affiancarsi a Gianluca Pirone alla traiettoria interna. Traiettoria interna qua alla quercia, riesce a sorpassare. Gran sorpasso di Greco. Attenzione però, Greco errore e Pirone lo ripassa, e occhio anche a Barbalace. Occhio anche a Barbalace, perché ci ha provato, ma non è riuscito ad approfittarne. Occhio anche a Zanini. Greco ci prova. Ci ha provato al carro tra esterno, ora la traiettoria non è delle migliori. Prova l'incrocio, non ci riesce. Che gruppetto qui dalla sesta alla nona posizione. Drift di Greco, vuole provare a passare l'avversario. Non ci riesce ancora, non ci riesce. Cambiamo, andiamo su Zanini, che da un po' che dietro a Gianfagna si è fatto vedere più volte, ma non è riuscito a sopravanzare. Là dietro comunque continua la lotta, mentre stiamo parlando anche della zona che troviamo comunque dietro con Greco. Adesso andiamo su Greco, perché è tornata all'attacco subito su Pirone all'interno, ma poi diventerà esterno nella curva successiva. Vediamo, riesce a staccare, accelera anche abbastanza in fretta, però occhio perché Pirone prima qua ha fregato l'avversario con un errore proprio di Greco. Vediamo la staccata, stavolta corretta di Greco, riesce a rimanere in testa. Un occhio a Zanini, perché lì è attaccato. Prova a prendere la scia per quello che si può prendere. Si trova il carro praticamente incollato al retrotreno di Gianfagna. I 4 decimi che vedete sono semplicemente la carrozzeria di Daniele. Non era il distacco. Adesso ha perso qualcosina qua Zanini. Ah, Gianfagna non una curva bellissima. Non una curva bellissima, qui posso assolutamente approfittarne. Pierluigi Taglia nel mentre 2.06.3. Con Zanon che ha fatto 2.06.7. Non male come tempo, ma non basterà sicuramente questo. Zanini aveva un'opportunità, ma Gianfagni in qualche modo è riuscito a salvarla. Complimenti, davvero bravo. Si seguono, li studiano. Con anche Mamazza. Mamazza che vuole provare a farsi vedere nei confronti di Barbalace. Drift, attenzione Greco, altro errore di Greco che riperde la posizione su Gianluca Pirone. Il
Gianluca Bilone ringrazio un'altra volta. Dice grazie mille per la posizione. Io ne approfitto adesso. Ok, anche a Barbalaccia che adesso è molto vicino. E si rimette anche Mamazza un'altra volta in questa zona. Ancora una volta ci si appresta ad arrivare al carro. Un leggero drift. Recupera qualcosina. Occhio anche a Zanini. Occhio anche a Zanini. Ha accelerato molto presto. Riesce comunque ancora ad approfittare. E a tentare il sorpasso. Peccato. Molto molto vicino ancora Zanini. Con Gianfagna che sta mantenendo una terza posizione in maniera eccelsa. Non si può dire altro. Però Zanini è lì che può e vuole quella posizione. Cioè può sorpassarlo e vuole assolutamente quella terza posizione. Occhio anche a Mamazza, perché anche a Mamazza è vicinissimo. Stessa cosa a Greco, a Pirone. Si sono distanziati un po' i quattro piloti. Qui Paolo, anche Paolo ha avuto anche un bloccaggio come abbiamo potuto vedere. Vediamo se ci riuscirà. Oh, bello bello qua Paolo. Molto bene, si va ad affiancare all'interno traiettoria. Può sorpassare Barbalace. Prende il più interno che può. Addirittura tocca leggermente l'erba. Ancora il più interno che può. Ah, però Barbalace staccatona da maestro. Ha staccato benissimo. È riuscito a mantenere la posizione. Qua Paolo doveva staccare forse un po' più tardi. Provarci. Ma è stato davvero bravissimo. Alessandro Barbalace che ha fatto una difesa fantastica. Mentre occhio perché Greco si è avvicinato. Mentre Zanini ha perso qualcosa. Greco attaccato al retrotreno di Pirone in questo momento. E vediamo se riuscirà ad attaccare. Prova Domenico Greco. Vince al massimo. Quando mancano 6 minuti alla fine, le lotte sono ancora emozionantissime. E qui attenzione, Greco staccatona su Pirone. Solita curva. Tenta l'attacco un'altra volta. E vediamo. È teoricamente davanti. Sì, sì, è davanti. È davanti. È davanti a Pirone. Vediamo se Pirone tenterà una staccata e tenterà di lasciare l'esterno. Si fa vedere. Si è fatto vedere ma ha perso troppa velocità. E questo purtroppo gli fa perdere la posizione. E Greco la riguadagna un'altra volta. Vediamo se Greco questa volta riuscirà a mantenerla senza avere incidenti o problematiche. Magari proprio su Pierluigi Italia sul suo onboard, godiamoci questo giro.
Grigitale che sta andando velocissimo. Anche Zanon adesso lo sta recuperando. Vediamo. 2.08, è andato più lento, però è lì, non è distante. Occhio, anche poi dovremmo stare attenti a Randazzo, Greco, Pirone e anche a Zanini. Zanini con Gianfagna. Vedremo, vedremo. Pierluigi Taglia fa scuola di guida di camion. Poi, come potete vedere, a livello di giri, i giri massimi di questo camion sono praticamente 2500. Ridicoli i giri motore che vengono sfruttati qua in confronto ad altre tipologie di auto, però ci sta, è un camion. Deve funzionare bene a bassi giri, dimostra comunque quanta accelerazione abbia ai bassi giri. Ed è per questo che possono approfittare di usare la terza. Mentre, attenzione, perché Zanini è riuscito a passare Gianfagna. Ci siamo persi il sorpasso con Gianfagna, che a 3 minuti dalla fine perde una terza posizione importantissima. Vediamo se riuscirà a riconquistarla. Però è tosta. Zanini ha fatto vedere che poteva essere più veloce di Gianfagna. Vediamo se Daniele riuscirà a sorpassarlo in questi 3 minuti finali, con Pierluigi Taglia che dovrebbe iniziare il penultimo giro adesso. Siamo più o meno 2 minuti a giro, quindi sì, penultimo giro adesso per Pierluigi Taglia. Mentre c'è Gianfagna che si è avvicinato a 2 giri. Vediamo cosa riuscirà a costruire con Italia e Zanon, che hanno girato praticamente identici. Zanon ha guadagnato qualcosina. Campagna molto bene. Prova a farsi vedere l'interno, Zanini un errore. Lo tocca, contatto tra i due. Contatto tra i due con Zanini che finisce fuori e rientra in maniera non proprio pulitissima e Greco lo passa. E anche Pirone, forse anche Randazzo. Da capire, da capire. Da capire questo contatto, che non sembra esserci stato, almeno personalmente non ho visto contatti, però potrebbe esserci anche stato, magari non l'ho visto io. La visuale non era perfetta, quindi comunque non abbiamo il 100% di sicurezza che ci fosse il contatto. Comunque Gianfagna riesce a riprendere la terza posizione in maniera incredibile. Adesso deve solo portarla a casa. E anche perché comunque lì dietro dalla quarta, la quarta ormai Greco è scappato via. Ma attenzione a Pirone con Randazzo e Zanini, che Zanini vuole sicuramente recuperare almeno 2 posizioni. Randazzo, occhio, stacca molto forte. Con Pierluigi Taglia che in realtà è primo. Però ci segna Pirone primo. Però è Pierluigi Taglia che va a vincere, seguito da Zanon. Terzo Daniele Gianfagna. Quarto probabilmente Domenico Rico. Attenzione a Pirone, che non riesce a prendere Greco. Ma attenzione a Randazzo, che non riuscirà comunque a prendere Pirone. Quindi prima Italia, seconda Zanon, terzo Gianfagna, quarto Greco, quinto Pirone, sesto Randazzo, settimo Zanini, ottavo Barbalace, nono Mamazza, decimo Scalisi, undicesimo Tommei e poi dodicesimo che deve ancora finire la gara. Non è vero, scusate, scusate.
Scusate, ero convinto fosse l'ultimo giro. E invece no. E invece no. E ci sono due giri ancora alla fine. Quindi errore mio, errore mio. Errore di disattenzione abbastanza importante. Meno male che il commissario di gara non mi ha ascoltato e non ha fatto sventolare la bandiera. Perché comunque i piloti stanno continuando. E ho detto, qui c'è qualcosa che non va. E infatti il leader ha due giri ancora di gara. E per Luigi sta facendo adesso il giro. E poi il prossimo sarà effettivamente l'ultimo. Attenzione perché Randazzo è riuscito a passare Pirone. Di questo approfitterà anche Zanini. Bella lotta qua per la quinta, sesta e settima posizione. Zanini, grande linea interna. È affiancato. È affiancato a Randazzo. È davanti a Randazzo. Non serve nemmeno staccare fortissimo. Stacca il giusto. E riesce a passarlo. Contatto, contatto con Zanini. Marco Randazzo, Zanini non ha fatto una curva fantastica. Quindi c'è stato un contatto tra i due. Per un errore di Zanini. Eccolo qua, final lap. Adesso è ufficiale, è vero. Occhio a Zanini, che è pressato da Randazzo e Pirone. E occhio a Greco che potrebbe attaccare Gianfagna. Non è distantissimo. Potrebbe attaccarlo. Vedremo se ci riuscirà. Con Zanon anche che si è avvicinata a Italia. Ma è un po' tanto distante. A meno che di un errore di taglia. Può succedere tutto. Sono un commentatore pronto per gufare anche. Quindi potrebbe davvero succedere di tutto. Eccolo qua, prontissimo. Attenzione a Greco, eh. Oh, incidente! Gianfagna preso in pieno da Greco. Presumo, perché comunque è stato proprio girato. E Gianfagna così perderà quasi sicuramente la posizione con Zanini. Vediamo se riesce a mantenerla. È riuscito a mantenerlo. È riuscito a mantenerlo molto bene. Greco qui penso stia aspettando l'avversario. Sa che ha fatto un errore. Oh, attenzione perché questo rende sicuramente tutto più interessante. Il leggero contatto tra Greco, cioè tra Zanini e Gianfagna. Greco, attenzione perché adesso si è messo in una situazione non particolarmente buona perché sono tutti qua. Tutti qua. Dalla terza alla sesta posizione, anche la settima. Tutti qua. Con Gianfagna che potrebbe provare a sorpassare Greco. Vediamo se ce la fa. Greco on drift riesce a mantenerla in modo incredibile. E attenzione, è riuscito a mantenerla lì. Gianfagna, contatto con Zanini. Di questo può approfittare sicuramente Randazzo. Nel mentre Italia e Zanon non riescono a finire. Randazzo riesce a passare Zanini. Attenzione perché non è ancora finita. C'è l'ultima curva in cui può succedere di tutto. Vediamo Gianfagna se tenterà l'attacco. Stacca veramente forte. Si mette dietro, ma non riuscirà a sorpassarlo purtroppo. Mamma mia, con Greco che riesce a prendere la posizione alla fine. Gianfagna quarto. Quinto Randazzo. Sesto Zanini. Settimo Pirone. Ottavo Barbalace. Nono Mamazza. Decimo Scalisi. Mamma mia, che fine gara mostruoso! Fine gara incredibile. Tommei undicesimo. Va a concludere ora. E Murat dodicesimo. Andrà a concludere tra un po'. Mamma mia, che gara pazzesca. Io prendo un attimo di fiato adesso, un po' di tranquillità. Ci rivediamo tra pochissimo per l'inizio di gara 2 con top 10 in partita. Quindi Scalisi partirà primo e Italia partirà decimo. E quindi ci vediamo tra pochissimo con l'inizio di gara 2. Thank you.
Rieccoci qua, belli pronti, come stiamo vedendo dalla visuale dall'alto, che ogni tanto decide di non far vedere le auto, in questo caso i camion. Comunque molto interessante questo elicottero dall'alto che funziona un po' come vuole, ma ci fa vedere la bellissima griglia di questi fantastici camion che ci faranno divertire. Le luci si accendono ed eccole qua che si spengono, pronti per la partenza. Un'ottima partenza lì davanti da parte di Scalisi, ma attenzione, in quinta posizione dovrebbe essere Zanini, se non vado errato. È partito benissimo. Attenzione, Paolo Mamazza, grande staccata, incidente, contatti, incredibile da parte di tutti i piloti. È assurdo, assurdo. Inizio spumeggiante anche questo. Torniamo subito da Mamazza che ha fatto una gran partenza su Scalisi. E occhio anche dietro a Pirone, anche lui grande partenza. Mamazza, leggero drift. Un attimo in difficoltà a mantenere la posizione. È andato lungo un pilota. È andato lungo un pilota. Greco, Greco, Greco. È andato lungo. Greco perde le posizioni. Da capire quello che è successo a Greco, che ha perso tantissime posizioni. Occhio al trenino. Adesso i piloti più veloci devono cercare di passare. In un modo o nell'altro, Zanon ce l'ha fatta, ha fatto una grande partenza, è riuscito a passare tanti piloti. Randazzo adesso riesce a passare Zanini. Mamma mia, davvero mostruoso. Bravi, bravi, bravi. Attenzione a Pirone su Scalisi. Pirone staccatona, incredibile, in drift, con anche Zanon che va ad approfittarne. E riesce a passare Scalisi, mamma mia, Zanon fa scuola in questo inizio di gara 2. Eccolo qua che va a passare, si prende il posto, quasi certo, Zanon. Vediamo, dipende tutto dalla staccata. Buona staccata di Zanon, riesce a mantenere su Scalisi. Ok, attenzione a Zanini, staccata in difesa su Pierluigi Taglia. Si tocca Daniele Danfagna con Barbalace. Si toccano ancora i due. Fagna obbligato ad andare lungo, non poteva fare molto. Un po' sull'erba. Ancora Fengali, due si toccano ancora. I due per la nona, ottava posizione. Manco fosse la lotta per il primo posto. Siamo solo all'inizio. Staccata! Incredibile di Daniele Gianfagna. Pazzesco con Mura anche. Che però su Tommei ci tenta. Tommei deve prendere una traiettoria leggermente alternativa perché Mura era veramente attaccato lui. E sono ancora fiancati due con Mura che può tentare la staccata qua. Lungo contatto anche con Greco. Si gira Tommei. Si gira Tommei. Con Greco che riesce a passare. E Italia che è riuscito a passare Scalisi. Anche Zanini, vediamo Italia se riesce a passare. Ah no, è ancora affiancata Scalisi. Ancora affiancata, attenzione a Randazzo che quando andava a fare da leggero blocco a Scalisi, che si è girato, ha perso il controllo del veicolo. E purtroppo si è girato, attenzione là dietro ancora. Oh, si impenna il camion di Barbalace con il contatto con Greco. Incredibile, cosa stiamo vedendo in questa gara 2? Ancora più cattiveria e aggressività qui. Greco la sbaglia molto spesso e Barbalace può approfittarne. Drift incredibile di Mura che riesce a tenerlo. Sì, è riuscito a tenerlo. Anche okay, per Luigi Taglia adesso su Randazzo. Che ci può provare assolutamente. È riuscito a prendere l'interno e adesso porta a casa il carro là. Il sorpasso, ma occhio a Randazzo che non vuole mollare, ci prova a prendere la traiettoria interna. Sono affiancati due, ma è più avanti per Luigi Taglia. E infatti riesce a mantenere. Buon sorpasso da parte di Pierluigi. Riesce a chiudere. Un sorpasso con fast slap di Gianluca Pirone 2.08 e 0.82. Mantiene la leadership per ora col suo Bugger.
seguito da Mamazza e Zanon, che ha fatto una gran partenza, ma adesso si trova in difficoltà con due piloti che hanno dimostrato in gara 1 che sono tenaci da farsi passare. E Gianluca Pironi potrebbe approfittare di questa difesa di Paolo Mamazza nei confronti di Zanon per provare a scappare un pochettino. Stiamo su Zanon, che abbiamo una visuale ottimale. Arriverà anche Italia, perché sta arrivando, non è distantissimo. Può sicuramente arrivare nel giro di poco tempo. Attenzione Mamazza! Mamazza, contatto con Zanon. Zanon purtroppo non poteva fare molto. Mamazza l'ha perso e adesso ha perso anche ben 4-5 posizioni. È finito in settima posizione. Ha perso anche adesso la posizione su Scalisi. Peccato, un gran peccato, perché Mamazza stava facendo una gara veramente ottima. Adesso si ritrova molto indietro. Anche Mura girato. Mura purtroppo DNF. Ritiro da parte di Mura, che non è riuscito a proseguire. Zanon che si mette sotto il secondo, anche Zanini è arrivato e anche Pierluigi Taglia, sono tutti lì. Randazzo forse potrebbe unirsi alla sfida, e anche forse un Daniele Gianfagna un po' più arretrato. Prova Zanon attaccato a Pirone, inizia a dare pressione. Spinge al massimo Zanon per provare a sorpassare Pirone, ma non è semplice. Zanon qui sembrava averla persa, ma è riuscito a tenerlo in qualche modo. E anche a Zanini, perché li ha attaccato adesso. Staccata forte di Pirone. Vediamo se tenterà l'incrocio. Ci prova, occhio anche a Zanini con Pierluigi Taglia, perché sono in lotta anche loro. Pierluigi Taglia a contatto con Zanini, ma riesce a passare in modo pulito. Occhio ora a Pierluigi Taglia su Pirone. Staccato di Pierluigi Taglia su Pirone, con un leggero contatto riesce a passare e si prende la seconda posizione alla caccia di Zanon. Vediamo se Pirone riuscirà a mantenere la posizione su Zanini oppure no, però sembra anche Zanini essere più veloce di Pirone. Sarà una situazione veramente tosta per lui. Non è semplice, non è per niente semplice. Pierluigi Taglia, che è sempre lì. Questi piloti ci stanno facendo vedere delle gare mostruose. Grande livello, grande divertimento. Pierluigi Taglia che si è avvicinato, ormai lì ce l'ha come obiettivo. 3-0 a 10 minuti dalla fine.
Occhio perché rischia di prendere l'attacco da parte di Pierluigi Taglia. Ancora lì Pierluigi Taglia, studia l'avversario. Guardate che linee per cercare di capire, carpire dove poter passare l'avversario. Non è semplice, è veramente tosta. Però abbiamo visto Pierluigi Taglia che è in grado di essere più veloce di Andrea Zanon. Ancora Pierluigi Taglia. Oh, un'opportunità, un'opportunità, un errore di Zanon. Importantissimo questo contatto tra i due. E l'errore di Zanon. Quello che doveva aspettare Pierluigi Taglia. Quello di cui può approfittare Pierluigi Taglia. E ne approfitta nel migliore dei modi, riuscendo a passare davanti. E davanti di tutto il suo camion. Quindi adesso toccherà Zanon capire, aspettare un errore. Provare a tentare una staccata cattivissima nei confronti di Pierluigi Taglia con un leggero contatto, potrebbe fare anche quello. Vediamo una staccata molto buona di Zanon e Pierluigi Taglia leggermente lungo. Qui Zanon può sicuramente approfittare. Contatto tra i due con Pierluigi Taglia che la perde leggermente all'interno. Traiettoria mai forse dietro. È ancora affiancato. È ancora affiancato invece no. Zanon, manovra incredibile. Pazzesco con Pierluigi Taglia che ci riprova. E occhio a Zanini, perché Zanini arriva ed è bello pronto per riconquistare una posizione. Naturalmente questi tre si prospetta incredibile. Attenzione, Zanini ci ha provato su Pierluigi Taglia. Questo però occhio perché fa perdere tempo su Zanon. Bisogna capire se Zanini vuole sorpassarlo il prima possibile per andare a prendere Zanon e dal passo per prendere Zanon, oppure se gli conviene stare dietro. Pierluigi Taglia nel mentre. Staccata molto buona, riesce a difendersi bene e ha anche recuperato qualcosina su Zanon. Spinge al massimo il suo man.
Recuperano il carro molto vicino. Un errore di Zanon. Un leggero errore di Zanon fa recuperare qualcosa Italia, ma all'esterno. E non è semplice dall'esterno. Pierluigi Italia sull'erba. E riesce a recuperarlo in maniera incredibile. Con Zanon che va lungo. Per paura che Pierluigi Italia arrivasse lungo a sua volta. E occhio a Zanini che si è riaffiancato. 5 minuti alla fine più o meno. Occhio perché Zanini era vicino, ma grande difesa ancora di Pierluigi Italia che sta facendo una gara fantastica. Oh, attenzione, Zanon rischia di perdere il controllo. Pierluigi Italia ne può approfittare. Mamma mia, cosa stanno facendo questi due ormai? Anche Zanini che potrebbe trasformarlo in un free wide. Leggero bloccaggio di Pierluigi Italia. Deve difendersi da Zanini. Ce la fa, occhio a Randazzo che potrebbe approfittare. Non difende l'interno in maniera egregia. Senza cosa fa Italia. Gianfagna DNF. No, Gianfagna DNF. No, un gran peccato. Gran peccato, Gianfagna DNF. Veramente è un gran peccato. Pierluigi Italia spinge al massimo. Mentre si arriva al traguardo a 2 minuti e qualcosa, quindi ancora 3 giri. 3 giri per questi piloti che ormai stanno facendo lotta, non dico dall'inizio, ma almeno da metà gara. E stanno facendo divertire. Un po' più distante troviamo comunque Pirone che lì studia, cerca di avvicinarsi e magari avrà anche fortuna che qualcuno si girerà e guadagnerà posizione. Vedremo, si vedrà. Attenzione a Zanini, ancora molto vicino a Pierluigi Italia. Sta avendo un po' di difficoltà in questo momento, in questa fase. Lunghino, no, semplicemente una traiettoria leggermente diversa rispetto a quella di Zanon. E però qua leggermente lunghino ci è andato. Leggermente lunghino là ci è andato. Lotta tra un Duff di Zanini e poi Viveco di Zanon e il Mann di Pierluigi Italia. Quindi tre marchi differenti che proveranno a prendere vittoria. Vedremo se sarà di nuovo il Mann di Pierluigi Italia a prenderla effettivamente oppure no. Se sarà Viveco di Zanon o il Duff di Zanini. Mancano giusto 2 giri perché adesso parte il penultimo giro e poi si capirà effettivamente chi riuscirà a prendersi e a portarsi casa il titolo o comunque almeno gara 2 perché attualmente con il pareggio di gare perché Zanon è stato secondo in gara 1 e Pierluigi Taglia è
primo in gara 1, adesso posizioni invertite, quindi andrebbero a pareggiare, ma vincerebbe Pierluigi Italia per posizione di qualifica migliore, cioè prima. Quindi si vedrà, si vedrà. Vediamo se Pierluigi Italia riuscirà a prendersi la vittoria del Forfan dei camion direttamente in pista, oppure se grazie alla qualifica riuscirà a portarsi a casa il titolo. Vediamo se Zanon gliela darà vinta, cioè non gliela darà facile oppure no. Pierluigi Italia qua è un errore, eh. Attenzione perché Pierluigi Italia rischia con Zanini lì dietro. Potrebbe perdere da un momento all'altra posizione. Stessa cosa Zanone, perché chiunque faccia un errore in questa fase finale è veramente difficile poi che riesca a recuperarlo. Perché sono tutti veramente vicini. Qua Pierluigi Italia due giri alla fine, ha perso un po' Zanon. Zanon può stare un po' più tranquillo, ma non deve stare tranquillissimo. Mentre Mamazza è riuscito a passare Scalise, vediamo se riesce effettivamente a rimanere davanti. È così, riesce a passare davanti. Torniamo su Zanini. Torniamo su Zanini. Inizia l'ultimo giro ora. Si appresta una rettilineo. Si appresta il rettilineo per iniziare l'ultimo giro. Ecco qua. Last lap, last lap. I piloti sono carichi. Drift di Pierluigi Italia, Zanini in linea più pulita. Spingono ancora al massimo. Mamma mia, comunque che gara 2 è mostruosa, è davvero molto molto divertente. Ci hanno fatto vedere delle cose incredibili tutti i piloti. Mancano ancora poche curve e qui si andrà a finire un evento fantastico, a mio parere. A livello da commentatore è stato veramente divertente, non mi ha annoiato per niente. È stato veramente molto molto divertente. Spero anche che voi spettatori vi siate divertiti molto, perché questi camion da vedere sono fantastici, fanno delle lotte incredibili, delle lotte un po' più, mettiamole, a livello di contatto si può essere un po' più aggressivi con questi camion in materia di sorpasso, ed è anche quello che secondo me li rende molto belli. Con Scalisi che è riuscito a passare Mamazza, attenzione, Mamazza ha perso la posizione lungo Mamazza, e quindi ha perso sicuramente la lotta con Scalisi. Che Scalisi non faccia un errore. Mentre Zanon si sta prestando a portare a casa la vittoria. E a 2 secondi deve fare solo le curve con la massima tranquillità. Si porta a casa la vittoria di gara 2. Attenzione, attenzione! Pierluigi Italia, erroraccio, erroraccio importantissimo per la materia di classifica della Farfan. Attenzione, Pierluigi Italia perde la seconda posizione all'ultimo, e grazie a questo è Zanon il campione di questa Fan Week, di questa For Fun, scusate, non so nemmeno più quello che sto dicendo. È successo di tutto in una maniera incredibile. Incredibile, Pierluigi Italia perde la seconda posizione all'ultimo. Mamma mia, che succede? Ma cosa abbiamo visto, ragazzi? Cosa abbiamo visto? Che gara! Scalisi. Mamazza, ottavo. No, no, arriverà Barbalace o Tommei. Barbalace, Tommei appena dietro. Comunque, recap. Zanon va a vincere la gara con secondo Zanini, terzo per Luigi Italia. Poi abbiamo quarto Randazzo, quinto Pirone, sesto Greco. Sesto Greco. Settimo Scalisi, ottavo Mamazza. Nono Barbalace, decimo Tommei, undicesimo Gianfagna, dodicesimo Mura.
Quindi un attimo di pausa, si beve un caffettino, si beve un po' d'acqua e poi si arriva pronti per le interviste in cui intervisteremo i protagonisti di queste due gare fantastiche. Eccoci qua, quindi pronti per intervistare i piloti protagonisti di gara 1 e gara 2 con questi fantastici, fantastici camion. Ci hanno fatto divertire in maniera incredibile. Iniziamo con Domenico, terzo posto di gara Ciao 1, ragazzi. e poi un po' più di sfortuna in gara 2, si è ritrovato girato dopo poche curve o comunque coinvolto in un incidente. Spiegaci un attimo com'è andata gara 1, che comunque abbiamo visto che eri molto in difficoltà, soprattutto nella curva prima del rettilineo del curvone, lì bloccavi sempre o comunque avevi problematiche. E comunque Sì. raccontaci un po' le gare. Classiche problematiche legate alla pedaliera. Purtroppo ci convivo ormai da parecchie gare, infatti devo sistemare il prima possibile. Niente, mod bella, impegnativa, da sudare, però sicuramente divertente. È la prima volta che guido i camion, per questo devo ringraziare Pierluigi Italia. Prego di nulla, grazie a te per aver partecipato. Ok, niente, sì, forse gara 1 potevo fare meglio, ho fatto tanti errori sia gara 1 che gara 2, e quando vedevi bloccare era appunto la pedaliera che mi dava problemi sostanzialmente. Poi niente, sì, sono fatto parecchi incidenti anche, un po' di cannonate con i miei avversari, le ho prese e le ho anche date, insomma alla fine ci siamo difesi e abbiamo portato a casa un podio gara 1 che non è male, dai. Bene, bene, complimenti Domenico, gran gara e siamo contenti che ti sia divertito a questo punto. Sì, molto molto divertente. Ok, quindi. Soprattutto per chi vuole perdere peso, insomma. Si fa la salma, è vero? Esatto. Esatto.
Comunque, Faccio i miei passiamo. complimenti ai miei avversari, insomma. Bravo, bravo. L'importante è quello, perché comunque hanno fatto veramente tutti una gara, tutte veramente delle gare molto, molto, molto belle. Eh sì, lottate. Passiamo quindi a Davide Zanini con un Ciao a secondo tutti. posto in gara 2, preso all'ultima curva, praticamente. Sì, c'è stata una Complimenti. minaccia molto velata per Luigi prima di quella curva, che ha funzionato. Bene, bene. Comunque, raccontaci un po' queste due gare e soprattutto comunque abbiamo visto in gara 2 che c'è cioè in gara 1 che hai avuto un po' di problematiche e qualche incidente verso la parte finale. Ma sì, come al solito divertenti, e questa è la prima cosa, la cosa più importante. Gara 1 in realtà è stata molto divertente, con Daniele ci siamo dati fastidio per tutta la gara, poi vabbè, non abbiamo capito in realtà se un contatto o solo perso molto male io il camion in uscita di curva, ma vabbè, succede, quindi ci sta. Poi se eravamo lì a cercare di portarci via la terza posizione, se non sbaglio, Sì. quindi ci sta anche rischiarsela un pochettino. Era il penultimo giro, comunque eravamo quasi alla fine, quindi niente di particolare succede. Gara 2 invece è molto divertente e niente, come al solito, si diverte, l'importante è quello. Bene, bene. Siamo contenti della che ti sei divertito, che hai dimostrato comunque grande velocità e ci hai fatto divertire anche noi dal commento. Sono contento che vi siate divertiti anch'io, perché devo dire che, come le altre, è stata una gara molto corretta, anche se forse un po' più fisica, ma vabbè, i mezzi diciamo che lo Sì, permettevano. i mezzi lo permettevano assolutamente, infatti. Però tutto sommato, a parte l'errore che può capitare, sono sempre stati i contatti che alla fine facevano parte del cercare di portarsi a casa qualche posizione in più. Quindi ci stanno tranquillamente. Per quanto mi riguarda, poi io non ho visto se è successo qualcosa di un po' più complicato nelle altre zone, però devo dire che io non ho avuto problemi. Complimenti, complimenti. Grazie. Passiamo quindi a Pierluigi Taglia che ha perso all'ultimo una seconda posizione che valeva tutto. No, ovviamente stiamo scherzando, era una for fun. Comunque, un ottimo primo posto in gara 1, praticamente imprendibile. Solo verso la parte finale ci hai fatto preoccupare un attimo, che sembravi in difficoltà e forse eri anche in difficoltà. E poi una gara 2 in cui hai fatto divertire, in cui avete fatto grandi sorpassi contro sorpassi con Davide e Zanon. E poi comunque un'ottima gara. Comunque mi sa che è Andrea Zanon, forse ho sbagliato Andrea nome. Zanon, esatto. Ho Sì. invertito con Davide Zanini. Sì, in effetti hanno il cognome simile. Esatto, e quello non mi ha aiutato. Comunque grande lotta con Andrea Zanon e anche con Davide Zanini. Sì, grazie Tom. Intanto buonasera a tutti. Sì, lo spirito della forfana è chiaramente divertirsi. Alcuni piloti l'hanno presa seriamente, compreso me, chiaramente. Me e Davide abbiamo girato parecchio e ci siamo divertiti tanto. I risultati poi sono quelli che sono. Poi c'è Andrea Zanon che arriva e gli passano 20-30 giri per fare più o meno i nostri tempi. Quindi sappiamo le sue qualità, l'ha dimostrato in varie occasioni, sia nel campionato DTM che in altre forfan. Quindi i miei complimenti vanno appunto a lui, perché in rapporto alla pratica che ha fatto ha ottenuto il massimo risultato. Quindi complimenti Andrea e complimenti a Davide, chiaramente che ma immagina. Complimenti a Davide che si è dimostrato anche lui sempre molto veloce nelle ultime forfan, appunto ha dimostrato di essere sempre lì tra i primi, se non commette errori, purtroppo, vabbè, gara 1, le varie vicissitudini. Quindi mi complimento anche con gli altri piloti nuovi, Marco Randazzo, Antonio Scalisi, che comunque hanno partecipato nello spirito appunto della forfan. Una forfan fu un po' fuori dagli schemi, però ci siamo divertiti tanto, ripeto, sono camion da corsa, rispecchiano comunque la realtà e la gara che chiaramente a Misano, quella che si è trattenuta. Pole position, giro veloce, sì, vittoria in gara 1, l'ho gestita in realtà in gara 1, diciamo, non avevo il passo per andarmene, ma quando si vedeva un po' di elastico è perché un po', ecco,
Non ero realmente tanto in difficoltà in gara 2, invece bellissima gara, rimontare da dietro è stato molto bello, con sorpassi comunque corretti, senza sportellate eccessive, anche se i camion, ripeto, lo permettevano. Quindi mi sono divertito tantissimo, cercavo di non perdere Davide e Andrea, però veramente molto bella, belle mod, bello tutto. Bene, bene, siamo contenti che Pierluigi si sia divertito, siamo veramente contenti, hai fatto veramente due gare divertentissime da vedere, soprattutto gara 2. Grazie. Passiamo quindi ad Andrea Zanon che è riuscito a portarsi a casa un secondo posto meritatissimo in gara 1, ha provato in tutti i modi a raggiungere Pierluigi Italia ma ha fatto un passo veramente mostruoso e poi un'ottima gara 2 dove la partenza ha fatto veramente tanto perché in partenza hai recuperato veramente tantissime posizioni in pochissimo tempo, quindi complimenti. Innanzitutto grazie per i complimenti. Sì, i mezzi erano davvero divertenti. Era difficile passare perché era difficile passare con i camion, però dai, gara 1 provavo a tenere il passo di Pier, però appena, come diceva lui, appena mi avvicinavo vedevo che un po' riusciva ancora a staccarmi. In gara 2 invece nel primo giro ho avuto anche un po' la fortuna di trovarmi sempre al posto giusto e ho recuperato lì le posizioni, poi abbiamo fatto una bella lotta e però dai, sono riuscito a stare davanti e grazie a chi ha organizzato perché erano molto divertenti. Concordo sul Concordo. fatto che diceva Andrea appunto che era difficile passare perché quando Eh sì. stavi a un decimo, due decimi dal camion davanti È non vedevi nulla. al limitatore praticamente lì a Sì, 160 che sei lì brum no, brum brum e non va. più che altro non vedi nulla davanti perché il camion, avendo una cabina molto grande, non vedi il punto di staccata. Quindi devi andare un po' a memoria. Devi Ecco, andare a memoria e certo. magari con le luci dell'avversario anche. Sì, No, poi con la comunque. Sì, tenuta esatto. pazzesca che hanno questi camion in staccata era molto facile. Sì, il carico Ah, aerodinamico era eccessivo. è il divertimento alla fine di questi camion. Sì, assolutamente. È anche il bello perché così è la scusa per appoggiarti se è arrivato Esatto, lungo, succede. Ah. nel caso è capitato. Amazing. Comunque, a questo punto io direi che posso ringraziare i piloti che si sono fatti intervistare qua. Grazie mille. Grazie a A te. voi ragazzi. Grazie a te. Ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito. Ringrazio tutti gli organizzatori che hanno organizzato questo fantastico evento nel Misano Circuit con questi fantastici praticamente Direi che ci vediamo trattori, martedì. mettiamoli così. Mi faccio il segno della croce per la prossima forfan. Allora, Diciamo che ci vediamo martedì. Ah, sicuramente sì, ci scusami, Tom. vedremo il giovedì perché inizia il XX secolo. No, martedì. Martedì. È il martedì, è Esatto. stato Ma spostato martedì. è Ah, martedì, ok. è sempre stato il martedì, però vabbè, Tommy, tranquillo, sappiamo la tua Perfetto. stanchezza, il tuo grado di stanchezza, Sì, quindi ti esatto. In vogliamo bene questo così. momento sono messo abbastanza particolarmente strano. Bene, Esatto. comunque a questo punto vi auguro buona serata e ci vediamo prossimamente per la prossima For Fun. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. grazie.